Si respira arte a Palazzo Mustilli, a Sant'Agata dei Goti. Si respira perché c'è stato qualcuno che ha voluto una riunione di tanti artisti provenienti da tutto il mondo. È stato Maurizio Chiantone, lui il fil rouge di questa unione, in cui tanti artisti sono venuti qui ad esprimere la loro arte, a proporre le loro opere, a creare degli allestimenti specifici proprio per questa occasione. Un'occasione unica, forse irripetibile, chi lo sa, sicuramente è un'esperienza meravigliosa. Quello che stiamo cercando di fare è fondamentalmente un avvicinare più persone anche a linguaggi dell'arte, a livelli, a progettualità, concetti nel modo di pensare l'arte che vadano un po' oltre quello che è il trend che normalmente ha assunto la diffusione della cultura e quindi anche dell'arte. Abbiamo la presenza di circa 70 artisti che appartengono ai profili più diversi, alle arti più diverse, quindi è un progetto interdisciplinare dove praticamente abbiamo avuto il contributo devo dire spontaneo, soprattutto da parte di tanti artisti anche di grande levatura, soprattutto di grande esperienza, che non hanno esitato di fronte a questa chiamata alla presenza sul campo, non hanno esitato ad offrire un proprio segno, che poi si è tradotto in un'opera, in un'installazione, in una scultura, in un'opera audiovisiva piuttosto che interattiva, o una fotografia piuttosto che un linguaggio dell'illustrazione e quant'altro. Guardi, ho avuto 20 anni buoni, anche 25. Che diritto ho di lamentarmi se mi ricapita qualcuno di buono? Sì. Va di bene, so benissimo che ce ne saranno altri. Gli anni meno buoni, dico. Front lines at least. Then it's anybody with kids, anybody with disabilities, and then they just go anybody. Quando nell'estate del 2098 mi convocarono per presiedere al 21° congresso delle nazioni, mai avrei pensato che fosse stato l'ultimo al quale avrei partecipato. Thank you.
Thank you.